Allora, ciao a tutti ragazzi, volevo fare una diretta ma purtroppo YouTube non l'ha fatta fare a causa che fare una diretta ci vogliono all'incirca 1000 iscritti. Vabbè, quindi ora farò un video. Volevo far vedere un poco come stanno procedendo le cove, la fine delle cove. Molti canarini stanno in muta, qualche canarina sta completando l'ultima covata. Chi ha le uova dell'ultima cova? Vedete, qua sono pulli, quelli qua sono tre intensi. Ovviamente la telecamera non rende, e sono rosse, dalla telecamera vedete questo grigio, ma loro sono rossi. Troppo, non so se si vede bene. Qua, qui ci stanno due maschi e una femmina, che ora negli agata è molto facile riconoscere i maschi dalla femmina. Due maschi intensi e una femmina abbinata. Qua abbiamo altri tre maschi, due maschi e una femmina, due maschi intensi e una femmina abbinata. Niente, ho sistemato un attimo il mito, che si era un attimo ribaltato un po'. Qua abbiamo due bellissimi intensi, non so se si vedono, questi qua sono due intensi, quello là a terra. Aspettate, ora vi faccio con una panoramica, lo facciamo. Quest'anno all'incirca ho fatto una cinquantina di canarini. Qua questa è una femmina, qua sono due maschi, bellissimi, ottimo nero, bellissimi. Qua ora stanno tutti quanti in 120, non so se vedete, sono una quindicina. Poi di qui stanno dei bossu, bossu belga, che ora toglierò tutto. I bossu non li alleverò l'anno prossimo perché non ho spazio e poi devo mettere altre coppie di intensi e mi servono le gabbie. Qui abbiamo queste due femmine avanti, sono due femmine, questa è un'abbinata e questa è un'intensa e lì un maschio, quello là. Questo qui è un maschio, e poi qua abbiamo uno e due topazio adottati, e quello là il grande, il padre, non so se vedete. Poi qui abbiamo la mamma di questi, no, la mamma di questi qui con altre quattro uova dell'ultima covata. Questa è la mamma, eccola lì, la mamma di questi qua con altre 5 uova, tutte e 5 secondi, l'ultima cova. E ora qui abbiamo un'altra abbinata con due uova feconde. Aspettate, coppia di bossù, ultima cova. Questo, quest'altra coppia femmina abbinata con un pulletto qui, bozzo strapieno, vedete? E qui dentro c'è un altro pulletto. Ah no, sta qui, eccolo qua. Questo è un bel maschio. Sono entrambi maschi qui. Voi direte, ma quello è piccolo per vederlo. Ma oggi è venuto anche l'allevatore Giovanni De Frey a casa mia. È venuto anche lui a guardare un po' i soggetti. Ha detto che gli piacciono e mi ha spiegato come vederli. Perché il maschio per una cosa ha un rosso più intenso, poi si vede proprio dall'atteggiamento, dalla testa, uno se ne accorge che è maschio. Poi ovviamente posso anche sbagliare, però è un po' difficile. Coppia di Agata, Topazio,
ho deciso di non fargliela fare la terza covata, purtroppo, seconda covata, un solo pollo. Eccolo lì, è una femmina. Qui è molto facile riconoscere perché non ha neanche la maschera in faccia. Eccola qui, una femmina, linea femminile. Anzi, ora proprio con voi tolgo il nido, scusate, così loro non si possono riprodurre. Perché potrei anche fare la terza cova, però li sfrutto solo e poi è inutile perché potrebbero andare in muta e perdere la covata. Questa qui, vediamo questo colletto. Questo vedete come che testa, proprio si vede che si capisce proprio che è maschio. Guardate anche il nero come bello lucido, e questa è una particolarità in più, dove i canarini sono così già promettono abbastanza bene. Un bel disegnino. Non è sangue questo, è il colorante, non mi prendete paura. Non gli ho fatto niente ai canarini. Ora sono all'incirca verso le ore 8 e mezza. E qui siamo con la luce perché sono tornato ora dal mare. E quindi dovevo andare dai canarini. Faccio vedere il bossù. Eccoli qua il bossù, aspettate che vado la rabbia, se no non si vede. Eccoli qui, ora devono cedere, qui devo mettere i topazio. Calmissimi. Poi qua ora stavo pulendo una gabbia per mettere le femmine. Metterò all'incirca tre femmine qua, in questa gabbia da 60 cm. Tre femmine sono pure, non sono né tante né poche, proprio potrebbero andarci anche cinque, però per non farli stressare, per non fargli rompere il piumaggio, ne metterò solo tre. Poi al posto di questi qua qui metterò solo qualche un solo soggetto che porta il mostro, e questi tre li metterò in voliera. Tolgo tre femmine e metto questi tre, e poi devo mettere un soggetto che già ho deciso di portare il mostro a qui. Sto usando anche questo bicon per scarafaggi, formiche, lo metto dietro le gambe lì, anche qua sopra a volte. E questo serve anche per gli acari, un po' per tutto. Però state attenti che questo è tossico per gli animali. Ora i canarini stanno andando in muta, come vi ho detto. Mi raccomando, sempre bagnetti. Bagnetti in continuazione, un paio di volte alla settimana, i novelli. Un paio di volte alla settimana o mettete, per farvi un piumaggio più setoso, più bello e più morbido, potete mettere un po' d'aceto, però ovviamente un ml in una vaschetta d'acqua, oppure potreste mettere un goccino di Baby Johnson per bambini, oppure un po' di bicarbonato, ovviamente poco, che quello sgrassa il piumaggio e lo rende più pulito. Però il migliore secondo me è il Baby Johnson, per non spendere tanti soldi comprando questi prodotti, shampoo della Pineta, perché secondo me il Baby Johnson è il migliore. Il migliore, e non è nocivo, non fa schiuma. Ovviamente dovete mettere una puntina nell'acqua, non mettete un bicchiere. Giusto un poco in una vaschetta d'acqua, il bagnetto 2 volte alla settimana. Mi raccomando l'antiparassitario ogni 2 mesi in base a quello che usate, e quando mettete l'antiparassitario per 3-4 giorni non gli fate fare il bagnetto ai canarini. Ora vi saluto, alla prossima, vi terrò aggiornati un po' più in là, perché ora purtroppo non ho niente da portarvi come video, le cove stanno terminando, vi posso soltanto far vedere i soggetti che vanno in muta. Ma è inutile farvi vedere i canarini in muta, quindi farò vedere qualche video ogni tanto di come procede la muta, ma non molti.
Poi più là durante il periodo mostra vi farò vedere come selezionare i canarini da mostra, come prepararli, come metterli in gabbiette, come pulirli il piumaggio, come diciamo truccarli un poco prima di portarli in mostra, qualche gara, vi farò vedere un po' tutto il procedimento antiparassitario, anticoncitoso che uso prima di fare le mostre, poi più là vi farò vedere. Ma a settembre forse parteciperò, metà settembre, una mostra della mia regione in Campania, però vi porterò giusto perché se non sbaglio l'ho organizzata la mia associazione, così li porterò, ma non, secondo me è sbagliato pure portare, li porto solo perché l'ha organizzata la mia associazione, giusto perché. Però secondo me è anche sbagliato portarli perché i canarini stanno finendo ancora di mutare. Ovviamente porterò i primi, quelli là che già hanno mutato. Però ora vedo perché alcuni canarini non penso di portarli, i più belli, perché se porto i più belli lì ho paura che si possono rompere un po' il piumaggio per qualche mostra più importante. Vi saluto a tutti. Ciao ragazzi e vi terrò aggiornato al prossimo video.